da l'azienda si è aperto un altro varco di accesso. Allora, volevo capire l'amministrazione rispetto a questo come si sta muovendo, visto che comunque si parla di un limite e un confine che non potrebbe essere di proprietà di ASCO e che quindi avrebbe dovuto avere delle autorizzazioni in altre. Non so bene se è demaniale, se è comunale, perché come dire, è una situazione anche di poco chiara, poco, quindi volevo chiedere questo, come si sta muovendo e soprattutto perché mi pareva ci fosse comunque una richiesta di ASCO, Consiglio di Amministrazione ASCO, che è pervenuta all'amministrazione appunto di richiesta. Allora su questo volevo avere maggiori dettagli, grazie. Adesso ho capito, buonasera. Sulla prima parte non so, magari l'amministrazione risponderà più precisamente. Per quanto riguarda quel varco di accesso abbiamo fatto le verifiche ancora ieri, poi erano le notizie insomma ieri. Allora, confermo che i terreni attualmente interessati da quei lavori sono terreni demaniali in concessione ad ASPO, non sono parte della nostra concessione sulla strada. È una concessione che è stata rilasciata nel 2015 su richiesta del presidente Fedalto di ASCO per un triangolo che riguarda proprio quel varco, insomma, dove stanno eseguendo oggi i lavori. E in più, appunto, come lei diceva, c'era stata precedentemente, ancora 2 o 3 anni fa, proprio una richiesta presso il vigile comune per l'apertura di un passo narrabile, richiesta che era arrivata insomma a tutti i dirigenti del comune, anche compreso i lavori pubblici, e è quella che poi è stata mandata in salvaguardia con la richiesta famosa di accesso che ha scatenato tutto il processo che dopo abbiamo visto. Per quanto riguarda diciamo dal punto di vista legale, su questa cosa non mi esprimo, nel senso che quel varco di accesso che stanno aprendo adesso è dentro il decreto ministeriale, almeno questo non è un fatto mio. Posso solo dire che, come vi ho detto adesso, con quei lavori che interessano adesso quelli altri non sono sull'area né del comune di Chioggia e né attualmente demaniale in senso generico, ma un'area demaniale in concessione. Grazie, ingegnere. Prego, consigliere, parlo anche.